America. Perché voglio capire questo. Ma poverino, tu. Andiamo. Guardate di qua, bravi. Allora, sa, famo così la pennellata, no, però. Allora, famola bene. C'è troppa acqua, non va bene. Io che è troppo limpida, già ho capito, ma va a finire qua. Prego. Prego. Allora. Fagli vedere come si usa il pennello. Giusto, giusto. Cioè, un po' così, capito come? Poi qua. Questa non è quella giusta, poi così, capito? Bisogna fare la doppia mano. Che faccio cinema, ragazzi, se no col bricolage ero finita. Bene, no? Siamo felici di poter contribuire alla creazione di questo multisala e di dare la possibilità appunto di un impiego anche per la città di Buzzo a tutti i cittadini, insomma. Grazie a voi e grazie a tutti i presenti all'evento. Il muro delle stelle, tutti gli artisti, tutti gli attori, tutti i registi che passeranno a Busto Arsizio firmeranno la loro stella che sarà impressa nel muro e sarà anche retroilluminata. Quindi volevo dirvi solamente che Busto è come Hollywood. Come del Biafim Festival, siamo molto contenti che al posto di una fabbrica abbandonata come qui c'era fino a un anno fa o poco più, oggi ci sia uno spazio così bello, come potete vedere, multifunzionale, non dedicato solo al commercio, ma come giustamente ha rimarcato il nostro sindaco, anche all'attività sportiva. Ci sono delle infrastrutture sportive molto interessanti, ma anche alla cultura, con questo spazio per il cinema, che naturalmente per noi è centrale, per cui capite che è un territorio che evolve, cambia. Sulle ceneri dell'araba fenice, come era, rinasce qualcosa di nuovo che speriamo che possa volare lontano. Capito? Adesso posso prima, vado, eh? Questo lo metto qua. Vai,